La cosa che mi ha spinto principalmente a partecipare a questo corso è stata appunto la paura che io avevo nel dover affrontare appunto l'esame di diritto privato. Secondo me una realtà molto importante è anche il fatto che uno si trova in mezzo ad altre persone, no? Perché magari quando uno ha delle difficoltà a dare degli esami, così si sente molto abbandonato, anche un po' additato, del tipo, ah no, ma tu quello non l'hai ancora dato, allora, cioè, se hai due esami indietro sarai fuori corso. Io ho vissuto il mio percorso universitario in una maniera veramente orrenda, soprattutto l'ultimo anno che sono rimasta con parecchi esami indietro e ho vissuto nell'ansia, ho perso anche 6 kg, sono stata malissimo. Me non era un comprendere, era solo leggere e non capire. Quindi anche il solo fatto della comprensione per me è stata una scoperta pazzesca. Poi sono arrivata a un punto quest'anno che pensavo addirittura di lasciare l'università. E quindi sono veramente contenta perché per me l'ansia è stata una costante nella vita. Io ho aperto anche la mia pagina su Instagram proprio perché mi trovavo in un momento dell'università che quasi volevo mollare. Ammetto di aver visto altri metodi in precedenza, però era soltanto un fatto di spiegare, sì, magari comprendivi i processi, ma non te li mostravano concretamente. Non ce la facevo più a vivere così, mi sta venendo da piangere. Non ce la facevo più a vivere così. Appunto non mi sentivo più all'altezza, in grado di poter affrontare questi esami. Ho lasciato subito perdere, non li ho messi in pratica perché in realtà non avevo le tecniche per metterli in pratica. Prima, cioè, era un disastro, prima evidenziatori su evidenziatori, poi io ero il team riassumo e ripeto, ma neanche riassumo tutto e poi ripeto, riassumo 2 righe e me le ripeto, altre 2 righe e me le ripeto, altre 2 righe e me le ripeto, quindi arrivavo a fine giornata che avevo fatto una pagina e non la sapevo comunque, quindi è stata una svolta pazzesca, cioè. Io non avrei mai pensato adesso di volermi mettere là e andare felice all'esame, perché io proprio avevo un blocco, un muro che mi sono costruita da sola, come diceva giustamente Camilla, e quindi per me veramente, cioè, penso che questi 3 giorni così intensi mi abbiano veramente cambiato la vita. Per me ha fatto molto la comprensione, nel senso che, ok, il metodo di prima, io lo chiamo il metodo del monaco, perché fondamentalmente scrivevo dalla mattina alla sera, per carità, cioè, non prendevo brutti voti, però a me cosa è rimasto? Niente. Tanti di voi sono magari al primo, al secondo, al terzo anno, io invece sono all'ultimo anno e in questi giorni l'unica cosa costante a cui pensavo era cavolo, perché non vi ho conosciuti tutti prima. Invece, quando ti trovi in una realtà come questa, in cui tutti comunque si mettono in gioco di età diversa, c'è cioè chi è al primo, c'è cioè chi è all'ultimo anno, come Noghina ad esempio, no? È un dire ce la facciamo tutti insieme. Ero stanca, ma avevo un sorriso a 32 denti, cioè ero proprio contenta. E poi anche il motto che voi avete ribadito sempre, no? L'unione fa la forza. Il sostenersi, i momenti di difficoltà, eccetera, penso che sia anche una cosa fondamentale. Non solo nello studio, ma anche un cambiamento proprio di approccio. Anche iniziato il corso, quindi anche ieri non mi sarei immaginata di fare. Cioè, ho detto, vabbè, dai, con quelle continuo con il mio, leggi, ripeti, scrivi 6.000 volte e boh, tanto sono solo delle parole. Invece ho scoperto che c'è un metodo anche per quello, che è un po' diverso dal resto. Personalmente per me è stata la svolta, anche se in realtà durante questi 3 giorni e anche adesso magari, cioè, la paura è svanita, però so che potrebbe tornare magari dubbi, cose, ma so che comunque le Golden Rules ci sono, il metodo c'è, è stato acquisito. E adesso invece sento già dentro di me un entusiasmo così forte che nella mia testa in questi giorni ho pensato, cavolo, voglio riprendere tutti gli esami che avevo fatto in passato e ripassarli con questo metodo per avere qualcosa dentro che mi rimane. Noi ci siamo nel post-corso, scriveteci anche per dirci ciao, semplicemente. Cioè, non è una cosa da tutti. E non potevate veramente farmi un regalo più bello, cioè io sono all'ennesima felicità, infatti mi viene da piangere perché sono troppo contenta.
Quindi avere la mente chiara, pulita, che sai che cosa devi fare secondo uno schema è veramente la cosa fondamentale. Perché capisci che ce la puoi fare, cioè anche quando pensi di mollare tutto tu dici no, io ce la voglio fare, ce la voglio fare, e ti senti accompagnato, vabbè, ovviamente da voi coach, ma anche da chi si trova nelle classi con te.